Costituzione che cancella la norma della spending review. Su questo, allora, a parte che lo stesso Ministro quando è venuto in Commissione, voi avrete visto la relazione che c'è anche sul sito del Senato, tra le priorità delle emergenze da affrontare c'è anche quella degli insegnanti idonei e degli ATA precari. A che punto è il governo, motivo per cui noi stiamo tenendo bloccata in settima commissione la legge? Perché se la mandiamo al Senato senza aver, come dire, la certezza delle coperture, rischiamo semplicemente di farcela bloccare, cioè bocciare al Senato, e la cosa sarebbe gravissima. Invece, siccome abbiamo noi in mano tutti assieme questa vicenda ed è e stiamo cercando di dare una mano al governo perché dalla ragioneria di Stato sblocchino questa situazione. Dove siamo arrivati in questo momento? Allora, le risposte che man mano ci arrivano dalle verifiche che lo stesso governo sta facendo per trovare fondi, ecco, siamo messi così. Io ho chiesto un ricalcolo dei numeri effettivi di insegnanti idonei e di ITP, che sono, tanto mi sentite, ho la voce potente, il numero effettivo di insegnanti idonei e di ITP che sono coinvolti dal provvedimento, perché secondo noi ragionevolmente alcuni nel frattempo sono andati in pensione, altri idonei temporaneamente sono rientrati in servizio, altri ITP sono transitati su altre classi di concorso. La carrozza mi dà, cioè il ministro mi dà ragione in questa supposizione, perché quando viene in commissione non parla più di coperture necessarie per 111 milioni di euro, ma per 93 milioni di euro. Il problema è che per la ragioneria di Stato va coperto interamente il taglio, il cosiddetto risparmio previsto dalla spending review. Quindi lo stesso governo sta battagliando intanto per ridurre le risorse necessarie. L'altra cosa però importante è che ci sono due cose importanti. Uno, la richiesta da parte del ministro, la verifica della possibilità intanto di stabilizzare gli ATA precari e di tenere sempre immobili sui posti dove state già lavorando voi insegnanti idonei. Per le coperture finanziarie, come è successo adesso, voi dovevate transitare già da luglio scorso, questo non è avvenuto perché c'è stata una pressione politica costante sulla funzione pubblica che continua ad esserci, e questa cosa oramai datela pure per scontata, cioè non c'è nessuno che vi vuole spostare di lì, ma le coperture finanziarie ci sono fino a far sapere la ragioneria di Stato attraverso la risposta del sottosegretario in commissione fino al gennaio 2014. Nel frattempo ci sarà una legge di stabilità che ha già annunciato Letta in aula, che restituirà nelle intenzioni, questo Letta l'ha preso come impegno, risorse alla scuola e alla cultura, e quindi, come dire, voi siete sempre una delle priorità insieme ai precari, insomma è chiaro il programma della carrozza, è stato molto chiaro in commissione. Siete una delle priorità che questo governo vuole risolvere. Ho posto anche la questione dei residui, devono verificare per essere utilizzati, e lo farò adesso in settima commissione, visto che ci sarà il nuovo sottosegretario, se riusciamo a discutere tutte le settimane, appunto voi lo troverete tutte le settimane, perché tutte le settimane, come dire, ci sentiamo di continuo per vedere a che punto siamo.
Chiedo ufficialmente anche in commissione la vicenda dei residui, di fare un calcolo dei residui del Ministero perché vengano impegnati su questo disegno di legge, quindi per la soluzione della vostra vicenda. Intanto l'ho chiesto, come dire, l'ho detto in via informale al capo di gabinetto del Ministro. Quindi, come dire, l'unica cosa, io capisco che siamo sempre lì, però intanto, come dire, la cosa positiva è che, siamo sempre lì, che voi siete lì e che nessuno vi ha toccato. Dall'altro bisogna garantirsi innanzitutto che, e su questo ci vuole una vigilanza collettiva, perché ho posto anche questo problema, che gli ATA precari, che la Ragioneria di Stato non vuole che vengano stabilizzati finché non viene risolto il tema inidonei, nonostante la volontà del Ministro di stabilizzarli prima, in modo tale intanto da risolvere parte del problema, ci deve essere una vigilanza collettiva anche con i sindacati, perché quando ci saranno nuovamente le nomine il prossimo anno scolastico, queste siano rispettose, come dire, delle graduatorie, delle posizioni, perché è stato alzato anche questo allarme nel frattempo, stiamo cercando, con la buona volontà, tutti gli aspetti della vicenda che e lo stiamo facendo, come dire, all'unanimità questa cosa e anche con, come dire, l'affiancamento da parte del